Ben ritrovati amici modellisti anonimi, siamo all'uscita numero 30 della collection dedicata alla saga cinematografica Fast and Furious. Oggetto di quest'uscita è la Lancer Evolution 9 del 2005. Sto parlando di una Mitsubishi che tutti conosciamo per le imprese sportive, ma anche per le imprese cinematografiche. Ma prima di osservare il modellino, come sempre, diamo uno sguardo al fascicolo. Vettura impiegata nell'episodio denominato Tokyo Drift e... quindi è a quello che si riferisce il fascicolo, quindi trattando come primo argomento alcuni elementi proprio legati alla, a questo specifico episodio. Poi si passa alla sezione successiva, quella che prende in esame la vettura. Come sempre, la vettura non è quella che ha preso parte delle prese cinematografiche, ma la macchina stradale, versione stradale, quella che più o meno normalmente si potrebbe comprare in un autosalone. Quindi l'articolo anche qui è carino, fa riferimento non solo alla nona versione, quindi alla Mitsubishi Lancer Evolution 9, ma ne prende in considerazione anche qualcuna precedente. Parla della 8, parla della 7, si riferimento alla 7, naturalmente poi il focus è sulla 9. Poi versioni un po' simili rispetto a quelle immediatamente precedenti. Al centro del fascicolo abbiamo una bella immagine in grande formato di questo esemplare blu, accompagnato da una gradevole scheda tecnica. Si continua a parlare di Mitsubishi Lancer, anche con versioni molto molto particolari, come ad esempio questa in versione station wagon, un po' qualcosa che aveva fatto anche la Subaru con l'Impreza. E poi l'ultima parte del fascicolo dedicato alla Mitsubishi come marchio costruttore, con le alleanze commerciali per la produzione di veicoli, in particolare ad esempio con la Chrysler, quindi nascita di modelli che avevano comunque una base, un impianto comune, fino ad arrivare poi all'attuale situazione che vede Mitsubishi nell'orbita della Renault. E quindi vediamo quella che è una Renault Captur rimarchiata Mitsubishi con il nome ASX, ma fondamentalmente è quella la macchina. Bene, così per quanto riguarda il fascicolo, non ci resta che osservare il nostro modellino. Eccolo qui il modellino in questa bella colorazione rossa, la tecla la conosciamo benissimo, tutto nero, basetta nera e cartoncino nero di sfondo con il logo della saga cinematografica. Sulla basetta ritroviamo poi il nome solamente della vettura, senza nemmeno l'anno di costruzione. Oh, peccato, peccato davvero, l'episodio cinematografico all'interno del quale è stata utilizzata. Ma adesso è il momento di osservare ancora più da vicino questo buon modellino. Ed eccolo, arriva con le ruote che girano, sì, un po' frenate, ma girano, non si direbbe che sono frenate, però appoggiato a terra il modellino fa un po' di difficoltà a camminare. Modellino che noi osserviamo di tre quarti anteriore, cominciando la nostra panoramica, poi ci spostiamo sulla zona laterale, sul lato sinistro della vettura. Postazione classica di una berlina tre volumi, ma sapientemente pepata per l'utilizzo agonistico. Un tre quarti posteriore pieno lato destro, e ritorniamo sull'anteriore, e da qui cominceremo. Spicca sicuramente la calandra con la griglia di color argento, calandra che è interrotta da quel pilastro a forma piramidale, come la vogliamo chiamare, sul quale è impresso il logo Mitsubishi, solo che in questo caso correttamente, perché poi è quanto visto nella saga cinematografica. Il logo Mitsubishi rimane rosso, nello stesso colore della carrozzeria, non è cromato, non è argentato, quindi va bene, pensavo ad un errore, invece è davvero così. Dal punto di vista della caratterizzazione di diversi modelli, questa collection è davvero davvero molto molto curata. Ai lati della mascherina poi troviamo i gruppi ottici anteriori con questa carenatura perfettamente liscia, alle spalle l'ottica non è male, si poteva sicuramente fare qualcosina in più, ma l'ottica dai, c'è, va bene anche così.
In più ritroviamo le parti più esterne dei fari, quella parte in arancio con la vernice traslucida d'arancio che va a simulare la presenza delle frecce direzionali. Va bene anche l'impianto fari. Al di sotto del gruppo fari Calandra abbiamo il paraurti, un paraurti molto molto sportivo, molto ben caratterizzato, con una grossa presa d'aria centrale, la vedete, parzialmente nascosta la targa, dalla quale poi si può vedere il radiatore in plastica argentata, va bene così. Poco sulla targa poi abbiamo due piccole prese d'aria protette da un motivo a retina, la vedete in quella fascia nera, sono elementi abbastanza incassati con il motivo a retina che si vede abbastanza bene. Ai margini poi della bocca principale del paraurti troviamo due ulteriori prese d'aria, non so se protette da retina, non mi sembra, sono perfettamente lisce, su questo non posso metterci la mano sul fuoco che fossero veramente così. Ai lati poi del paraurti troviamo quelle molto molto aggressive alette doppie, due per ogni lato, in plastica nera, vanno bene, era così la vettura, non sono sottilissime ma vanno comunque bene. Nella parte inferiore del paraurti poi mi sembra di non vedere però degli ulteriori spoiler neri che invece ho visto sulle immagini trovate in rete. Erano delle punte molto molto piccole, simili a queste lettine che ve lo sbucavano anche al di sotto del paraurti. Va bene, andiamo avanti. Parte superiore del muso della vettura con questo cofano abbastanza elaborato nelle forme, vediamo un grosso rigonfiamento centrale che dall'anteriore prende le mosse dalla mascherina e poi va allargandosi un po' verso il parabrezza, ulteriore rigonfiamento al centro e poi questo sfogo d'aria, questa presa d'aria, sfogo d'aria, non so come chiamarlo, protetto da un elemento a retina, tutto realizzato nello stesso stampaggio della carrozzeria, forse i tanti strati che vanno a sovrapporsi vernice fanno perdere un po' di dettagli in questo punto, però l'elemento a retina dai si vede, si intravede un pochino. E poi tutta questa parte che va da questo sfogo d'aria verso il parabrezza è verniciata in color nero opaco e notiamo un po' la presenza di alcuni sponsor. Va benissimo perché è tutto perfettamente corrispondente alle vetture del film. Bella la verniciatura, almeno le parti rosse, con un rosso molto molto bello, lucido, ben steso, mai pesante il rosso solo, con tutti gli elementi che si vedono davvero molto molto bene. I tagli della carrozzeria si vedono perfettamente, davvero un bel lavoro. Parabrezza ben fatto, contornato da una tampografia di colore nero che va a simulare la presenza di una qualche guarnizione. Poi nella parte bassa abbiamo dei tergicristalli in plastica che poggiano sul parabrezza. Va bene così. Vista laterale, come detto, le linee sono quelle classiche di una berlina a tre volumi, una berlina che non nasce con l'indole sportiva ma che poi viene ben caratterizzata per l'ambito agonistico. La fiancata si caratterizza fondamentalmente per le vistose allargature in corrispondenza dei passaruota anteriori e passaruota posteriori, con linee tese, squadrate, ma comunque disarmonizzano molto molto bene rispetto alle linee della vettura. Parte centrale della carrozzeria con le portiere d'ingresso, come abbiamo detto, molto ben messa in evidenza grazie allo strato di vernice molto molto sottile. E poi le superfici vetrate che sono, anche in questo caso come il parabrezza, ben contornate da tampografie di color nero molto molto precise nel posizionamento e sufficientemente sottili, secondo me. Quindi va tutto bene, carini anche gli specchietti in plastica, piccoli come lo erano effettivamente sulla vettura utilizzata nelle riprese cinematografiche. Poi superficie riflettente realizzata con un piccolo tocco di color argento davvero molto molto brillante. Subito dopo il passaruota posteriore troviamo lo sportellino per il rifornimento. Le maniglie di apertura sono realizzate nello stesso stampaggio della carrozzeria, magari non sono molto evidenti, un po' impastate, ma vanno bene anche così. Per quanto riguarda il gruppo cerchio ruota, il lavoro non sarebbe nemmeno poi così male. Il disegno dei cerchi è corretto, possiamo scorgere tra le razze
l'impianto frenante con dischi argento e pinze freno verniciate in rosso. Anche il diametro delle ruote mi sembra corretto, anche paragonato al diametro, al rapporto che c'è tra il diametro del cerchio e la spalla dei pneumatici. La cosa che non mi convince è solo la colorazione della parte centrale delle razze dei cerchi, che nella fotografia ho visto molto molto più scuro, anche se qui hanno cercato in qualche modo di ricreare lo stesso effetto, poiché il canale del cerchio è davvero perfettamente cromato, mentre le razze hanno una colorazione un po' meno lucida, quindi sono un po' più satinati e con una tonalità leggermente brunita. Dalle foto viste in rete mi sembra che dovessero essere ancora più scuri. Va bene, fondello abbastanza ben lavorato, vediamo un po' di organi meccanici, niente di che, tutto nella norma. Viene messo in evidenza il terminale di scarico verniciato in argento e possiamo dare la sezione dei pneumatici, anche qui mi sembra abbastanza corretta. La scolpitura è la scolpitura forse dei pneumatici non è proprio adatta, probabilmente hanno preso un allestimento da rally, poiché la scolpitura è proprio da vettura da rally da competizione, non certo da vettura stradale. Andiamo sulla coda che si caratterizza per linee comunque abbastanza semplici, nulla da segnalare, nessun guizzo stilistico particolare. Vediamo solo i gruppi ottici ai margini dello specchio di coda, gruppi ottici ma sì, ben realizzati, dai, con questa carenatura trasparente, ottica verniciata in colore nero e poi gli elementi luminosi resi con vernice traslucida, sia per quanto riguarda le luci rosse sia per quanto riguarda le frecce direzionali in arancione. La lavorazione è più o meno simile a quanto visto per quanto visto per i fari anteriori. Si poteva fare qualcosina in più? Sì, forse sì, ma ci può stare. Al centro del cofano posteriore troviamo alcuni sponsor, nella porzione più superiore abbiamo il logo Mitsubishi, questo cerchietto color argento probabilmente è la serratura per l'apertura del bagagliaio. Linee morbide avvolgenti anche per il paraurti posteriore, al centro in basso ritroviamo l'alloggiamento trapezoidale per la targa che effettivamente poi riprende quello utilizzato nel film. In basso a destra il tubo di scarico, non benissimo perché come vedete è perfettamente tagliato, solo tampografato di nero, si poteva fare sicuramente meglio. Bene, e l'alettone posteriore che campeggia sul bagagliaio, ben fatto, anche qui gli spessori non sono sottilissimi ma tutto nei limiti dell'accettabilità, con dei pilastri di sostegno a traliccio e poi il profilo alare che non mostra nessun tipo di finitura che faccia pensare all'effetto fibra di carbonio. Altri sponsor sulla parte superiore del bagagliaio e poi andiamo sul lunotto che mostra invece una cornice, non lo so se eccessiva, a me sembra un po' eccessiva questa cornice nera tampografata sulla parte trasparente. Vista superiore che ci consente di notare le forme della vettura, come detto una classica berlina, tre volumi, niente da dire. Vista laterale destra, speculare alla sinistra, non cambia assolutamente nulla, possiamo notare, e non l'ho fatto prima, la livrea con questa è curiosa la presenza dello sponsor, al contrario, è tutto stampato al contrario, tutta la parte destra è stampata al contrario rispetto alla sinistra, come potete vedere le scritte sono al contrario, per questo è da verificare, probabilmente o c'è stato un errore o nel processo di tampografia la vettura è stata posizionata male, questo non lo so, devo vedere bene e eventualmente poi ordinarne un'altra. Vabbè, mi accerterò di questa cosa, qualora fosse un errore, spero sia solo un errore di questo modellino e non di tutti. Diamo un'occhiata anche agli interni, ben visibili grazie alle ampie superfici vetrate, la guida è a destra,
in ottemperanza a quelle che sono le regole della circolazione del mercato giapponese. Gli interni sono abbastanza neri, come vedete la strumentazione non è presente, tutto molto molto semplice comunque, non che non sia curato, però non ci sono elementi vivissimi. L'unica nota di colore è data dalle cinture di sicurezza in questo verde menta tampografate o comunque rese in decalcomania sui sedili anteriori. Al posteriore non abbiamo nulla, qualche centralina, qualche elemento sul pavimento, e poi all'interno sempre il roll bar in plastica nera. Per il resto non abbiamo niente, come vedete non c'è assolutamente nulla da segnalare. Non è malissimo l'interno, però peccato che non ci siano decalcomanie o tampografie ad arricchire almeno il quadro strumenti, visto che è piatto e molto molto largo. Beh, quindi che dire, comunque modellino non è malissimo, non è malissimo. Forse le carreggiate anteriori sono un po' abbondanti rispetto ai passaruota, in linea, perfettamente in linea secondo me rispetto al modello di qualche uscita precedente, che rappresentava invece la Lancer Evolution 7, un modellino che comunque è abbastanza simile nelle forme e anche nella realizzazione, secondo me praticamente identico nella parte posteriore, cambia all'anteriore. Un modellino che comunque a me piace perché è ben caratterizzato, perfettibile in tanti dettagli, però risponde fedelmente alla vettura utilizzata nelle riprese cinematografiche. Ecco, il colore dei cerchi andrebbe forse rivisto, e da verificare tutta la livrea sul lato destro, praticamente tampografata al contrario. Vedete, sì, le scritte si leggono da destra verso sinistra. Va bene, va bene, mi documenterò. Grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima recensione.